Onorevole Donati, ci sono novità in arrivo per quanto riguarda i collegamenti ferroviari con la provincia di Arezzo? Sì, ci sono novità importanti perché a partire da dicembre Arezzo sarà al centro di una serie di trasporti e di servizi di mobilità che consentiranno ai pendolari di avere un treno che rientra da Roma, sarà anticipato di circa un'ora, e poi saranno potenziati i collegamenti con Roma. La mattina ci sarà un nuovo treno ad alta velocità che con molta probabilità a partire da dicembre, questo è l'orario di questi cambiamenti, consentirà di raggiungere la capitale in partenza da Arezzo. E questo è per quanto riguarda l'alta velocità, ma invece per quanto riguarda gli intercity? Gli intercity stanno producendo una serie di servizi, purtroppo questa mattina abbiamo presentato un'interpellanza con la senatrice Mattesini a doppia firma, rappresentata nelle due camere parlamentari, Aula e Senato, per chiedere chiarimenti su alcuni ritardi che stanno riguardando i treni intercity, che ricordiamo interessano, così come l'alta velocità, numerosi passeggeri, soprattutto il traffico pendolare. Quindi nei prossimi mesi ci sarà un impegno soprattutto per consentire anche al trasporto sui treni regionali e interregionali di avere e dare risposte importanti per chi utilizza e non utilizza l'alta velocità e da, ovviamente ci sta di muoversi sia per lavoro, per turismo che semplicemente per motivi familiari.